Ciao a tutti, oggi vi apro le porte del mio studio. Questa è la scrivania dove è nata la storia d'amore tra Evan e Gemma. Questi sono tutti i vari appunti. A voi sembrerà una scartoffia, ma io nel mio disordine ho il mio ordine. Vedete? Mentre questo è un quaderno, ne ho uno per ogni libro, su cui appunto la struttura principale della storia. Man mano che creo i capitoli li segno in una linea temporale che sarà completa solo alla fine del romanzo. Quando ho finito di scrivere tutto a mano, passo tutto al mio PC, il mio adorato PC. Questa è la parte più importante. Sotto chiave, infatti, ci sono le bozze dei romanzi. Touched, il primo libro della saga. Unfaithful, che uscirà con il titolo L'inganno della notte Unfaithful tra marzo e aprile. Ci sono 4 blocchetti. E poi infine Broken Hearted, il terzo. Ta-da! Anche qui cerco di ricavare spazio un po' dappertutto. Anche questi sono 4 blocchetti. Questa invece, in esclusiva per voi, sono le penne che ho consumato durante la stesura dei romanzi. Broken Hearted, Unfaithful e Touched. Invece qui ho dei blocchetti che ho acquistato, sono ancora vuoti, su cui scriverò il quarto libro e il quinto libro, che sarà la storia d'amore tra Simon e Ginevra. La carezza del destino. La carezza del destino è una storia di amore, sacrificio e morte tra un angelo della morte e la ragazza che devo uccidere. L'amore però non è l'unico elemento della storia. All'amore infatti fa da sfondo la mitologia dei sotterranei e delle streghe, due fazioni in lotta da secoli per una contesa di anime che movimenteranno il tutto aggiungendo all'amore suspense, azione e mistero. La carezza del destino era prima conosciuta in rete con il titolo Touched e poi acquistato dalla casa editrice Nord. Lo trovate in tutte le librerie se volete leggerlo, e se poi volete condividere con me il vostro parere, mi trovate nella mia pagina Facebook. Ciao a tutti!